Certo, è un lavoro, però lei comunque rischia anche la vita quando interviene per gli incendi che purtroppo flagellano la Sardegna. Antonio Zidda, lei è di Alghero, quanti anni ha? Io ho 53 anni. Da quanti anni è operaio, operatore? Io lavoro da 27 anni all'interno dell'ispettorato forestale, sono partito dall'ispettorato forestale, azienda foreste demaniali, e oggi ci troviamo col nome di foresta. Però non cambia il succo e la tipologia di lavoro. Qual è il motivo che porta anche lei a protestare? E la protesta è unica, è uguale per tutti, cioè non riconoscimento di quello che noi facciamo durante tutto l'anno, perché c'è stata un'evoluzione da quando siamo entrati forestali. Prima si lavorava all'interno del bosco, adesso ci occupiamo sia di protezione civile, che ci hanno accorpato al 100%. E che cos'è che non va? Non va che non abbiamo un contratto dove specifica il mansionario che facciamo. Ecco, lei che tipo di contratto ha, ad esempio? Io ho un contratto agricolo, agroindustria, che noi non riconosciamo. Che le consente, è un meglio un contratto da quanto al mese? Ricordiamolo anche per far capire anche economicamente. È un contratto che prendo come stipendio e sono uno dei livelli quasi alti, di 1.300 euro al mese. Cioè, proprio trattati 1.300 euro in regione, lo prende quello che apre la porta e la chiude, che non rischia neanche di picchiarsi il dito, mentre noi che rischiamo la vita tutti i giorni o con alluvioni o con incendi o con andare a tagliare degli alberi pericolosi all'interno delle città e dei comuni usati dalla regione Sardegna, non ci troviamo in questo sistema di essere trattati economicamente così. Quindi lei chiede anche un cambio del contratto, e anche questo comporterebbe una miglioria economica? Noi chiediamo non la miglioria economica, il trattamento diverso da quello che abbiamo, perché è di essere trattati come tutti i dipendenti regionali, perché noi siamo dipendenti regionali a tutti gli effetti, solo che con contratti totalmente diversi.